Oggi andiamo avanti con questo meraviglioso libro intitolato La tua fede e la tua fortuna e andiamo avanti con il capitolo dedicato ai 12 apostoli. Siamo arrivati al 7° discepolo che è chiamato Tommaso. Questa qualità disciplinata dubita o nega ogni voce o suggerimento che non è in armonia con ciò che a Simone Pietro, cioè il numero uno, la fiducia in se stessi, è stato ordinato di lasciare entrare. L'uomo che è cosciente di essere sano, non per salute ereditaria, alimentazione o clima, ma perché è risvegliato e conosce lo stato di coscienza in cui vive, continuerà a esprimere la salute nonostante le condizioni del mondo. Allora, è molto importante capire questi passaggi. Perché è importante? Perché questo ci aiuta a svegliarci, a ricordare la nostra santità, a ricordare la meravigliosa creatura che è in questo corpo. Ok? Quindi è molto importante capire chi sei, chi siamo, capire ciò che siamo, ciò che possiamo fare e diventare sempre più consapevoli, arrivare alla consapevolezza di dire ok, io sono qui, sono un essere divino che sta facendo un'esperienza umana nella forma, sono qui per illuminare il mondo con la mia luce, ok? Sono qui per brillare, sono qui per togliere sempre di più queste limitazioni che ci siamo messi addosso e di svegliarci alla nostra consapevolezza e dire ok, io sono il personaggio che sto interpretando, ma io non sono questo corpo, anche se devo onorare questo corpo, questo avatar mi sta permettendo di fare questa meravigliosa lezione. Ok, finora abbiamo imparato, per così dire, sul piano dello spirito abbiamo imparato come creare, come per dire, come a scuola, no? Abbiamo fatto la teoria, adesso siamo direttamente nella nostra creazione, nella pratica, quindi dobbiamo sentire con le nostre emozioni, con queste emozioni del corpo, sentiamo come ci si sente in determinate situazioni, in determinati, ruoli che stiamo interpretando. Tornando al libro, ci dice, attraverso stampa radio i sapienti del mondo, egli potrebbe udire che una piaga sta dilagando sulla terra e tuttavia egli rimarrebbe impassibile e indifferente. Che cosa ci sta dicendo? Che nonostante tutto ciò che succede, che sta succedendo, noi dobbiamo rimanere impassibili quando conosciamo la verità assoluta di ciò che abbiamo appena concluso dicendo. Il libro continua. Tommaso, il dubbioso, una volta disciplinato, negherebbe che la malattia o qualsiasi altra cosa non sia in sintonia con la coscienza a cui egli appartiene, che ha alcun potere di influenzarlo. Questa qualità di negazione, quando disciplinata, protegge l'uomo dal ricevere impressioni che non sono in armonia con la sua natura. Egli adotta un atteggiamento in totale indifferenza verso tutti i suggerimenti estranei a ciò che egli desidera esprimere. La negazione disciplinata non è una lotta o un conflitto, ma totale indifferenza. Questo passaggio è straordinario, da quanto ci apre la mente e il cuore e ci apre gli occhi e ci toglie i paraocchi, perché quando tu, come dicevamo poc'anzi, sei consapevole di ciò che stai facendo, di ciò che sei, e quindi sai, conosci la verità, e come dice il grande maestro illuminato Gesù,
Quando tu conoscerai la verità ti renderà libero. Libero da cosa? Dalla paura che Tommaso, l'individuazione del dubbioso, ti può produrre. Perché una volta che tu lo hai disciplinato, negherebbe che la malattia o qualsiasi altra cosa non in sintonia con la coscienza non ha nessun potere su di te per influenzarti. Perché? Perché tu lo sai che non è così e non devi lottare, devi solo dire semplicemente così. Quando mi arriva un pensiero, personalmente ciò che faccio io, quando mi arriva una suggestione esteriore che mi mette paura, che mi produce ansia, che mi produce delle sensazioni negative, non faccio altro che dire, lo so che non è la verità. Non è la verità perché le mie emozioni non mi mentono. Quindi non è la verità. Tutto ciò che mi mette paura non è la verità. Tutto ciò che è in armonia con il tutto mi dà quella sensazione di leggerezza, di appartenenza, di unità, di unione. Quindi cosa succede? Che una volta che tu hai questa consapevolezza, questa negazione disciplinata, e non è altro che una totale indifferenza, indifferenza totale. Non sto più neanche a sprecare fiato o pensieri dicendo non è vero, perché so che non è vero. Ora andiamo a Matteo, l'ottavo, che è il dono di Dio. Questa qualità della mente rivela i desideri dell'uomo come doni di Dio. L'uomo che ha chiamato in evidenza questo discepolo sa che ogni desiderio del suo cuore è un dono dal cielo e che contiene sia il potere che il piano per la sua autoespressione. Tale uomo non si interroga mai sulle modalità della sua manifestazione. Egli sa che il piano di espansione non è mai rivelato all'uomo perché le vie di Dio sono impenetrabili. Egli accetterà pienamente i suoi desideri come doni già ricevuti e va per la sua strada in pace, sicuro che appariranno. Ecco, questo ultimo passaggio è cruciale. Perché è cruciale? Perché quando tu capisci che il desiderio che hai è un dono già che, visto che ti è stato dato, è lì per avere la consapevolezza che sarà ricevuto. Quindi bisogna imparare l'arte di lasciare andare. Vi dico spesso e volentieri che è molto importante passare dal credere al sapere che sia così. Ecco perché facciamo sempre tutto questo discorso, ecco perché vi sto incoraggiando sempre di passare oltre alle credenze, perché è così, non perché lo dico io che è così, ma perché è così. Ecco, quando tu capisci questa verità, tu sarai libero, libero da avere ansie e di stare tranquillo che le cose appaiono esattamente quando e con la velocità che nemmeno pensi, come dire, che possa mai esistere. Veloce, 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 in base a cosa? All'arte di lasciare andare, lasciare che sia. Il nonno discepolo è chiamato Giacomo, figlio di Alfeo. Questa è la qualità del discernimento. Una mente chiara e ordinata è la voce che chiama in esistenza questo discepolo. Questa facoltà percepisce ciò che non è rivelato all'occhio umano. Questo discepolo non giudica dalle apparenze perché ha la capacità di operare nel regno delle cause e quindi non è mai ingannato dalle apparenze. La chiaroveggenza è la facoltà che si risveglia quando questa qualità è sviluppata e disciplinata. Non la chiaroveggenza delle sedute spiritiche medianiche, ma l'autentica chiaroveggenza
o visione chiara del mistico. Ecco quello che parlavamo poc'anzi, quello che dicevamo poc'anzi. Quando tu conosci la verità, la sai, sei tranquillo lì, non giudichi le apparenze, perché lo sai che la causa è dentro di te. Tu sei la causa che produce l'effetto, che l'effetto non è altro che uno specchio che riflette la causa che è dentro di noi ora. Ossia, questo aspetto della mente ha la capacità di interpretare ciò che vede. Il discernimento o la capacità di diagnosi è la qualità di Giacomo, figlio di Alfeo. Andiamo a vedere il decimo discepolo che si chiama Taddeo. Il decimo è il discepolo della lode, una quantità di cui l'uomo indisciplinato è tristemente carente. Quando questa qualità di lode e ringraziamenti è risvegliato nell'uomo, egli cammina con le parole «Grazie Padre» sempre sulle sue labbra. Sa che i suoi ringraziamenti per le cose non ancora visibili aprono le caterate del cielo e permettono che siano riversati su di lui doni oltre la sua capacità di ricevere. Allora, cosa ci sta dicendo qui di Taddeo? Ci sta dicendo che dobbiamo avere la capacità. Questi 12 discepoli non sono altro che le qualità che dobbiamo incarnare noi. Questi sono i discepoli. Noi dobbiamo incarnare queste qualità. E la qualità di Taddeo qual è? È quella di essere grato, di dire sempre grazie, continuando a dire nel tuo cuore, nel tuo essere, grazie Padre, e devi averlo sempre sulle labbra, questo ringraziamento, e non solo verso il Padre che è la nostra coscienza, che è la coscienza più grande di noi, non solo, ma a tutto ciò che è intorno a noi. Perché? Perché Taddeo, cioè questa incarnazione di questo discepolo, sa che i suoi ringraziamenti per le cose non ancora visibili aprono, come dice qui Neville, le caterate del cielo. Quindi ci insegna di ringraziare in anticipo, continuare a ringraziare per ciò che abbiamo, perché tutto viene dal non visibile al visibile. Continuare a ringraziare sempre. Infatti dice che l'uomo che non è grato per le cose ricevute non è probabile che sarà il destinatario di molti doni dalla stessa fonte. Fino a quando questa qualità della mente non è disciplinata, l'uomo non vedrà fiorire il deserto come una rosa. Lode e ringraziamento sono per i doni invisibili di Dio, cioè i propri desideri, ciò che è la pioggia e il sole, per i semi invisibili nel grembo della terra. Andiamo a vedere l'undicesimo. L'undicesima qualità chiamata al discepolo è Simone di Canna. Una buona frase chiave per questo discepolo è ascoltare una buona notizia. Di questo ci ha parlato spesso e volentieri, anzi ci ha sempre detto le stesse cose se andiamo a vedere Neville. Ascoltare come se fosse vero, ascoltare come se stesse succedendo ora in questo istante, ascoltare una buona notizia non solo per noi, non solo per me e per te, ma per tutti quanti. Cioè quando, come abbiamo detto, uno dei tuoi cari ha un problema, tu ascolti che ti dica che quel problema è stato risolto e che ha avuto un esito meraviglioso, positivo. Altrettanto, se vuoi ascoltare per te, quello vuol dire manifestare, ok? Incarnando
la qualità di questo undicesimo discepolo Simone, cosa facciamo? Ascoltiamo la buona notizia. Quindi qui ci sta dicendo Simone di Cana o Simone della terra del latte e miele, quando è chiamato al discepolato, è la prova che chi chiama questa facoltà in esistenza ha preso coscienza dell'abbondanza della vita. Egli può dire come il salmista Davide: tu prepari una mensa davanti a me, alla presenza dei miei nemici. Tu cospargi d'olio il mio capo e il mio calice trabocca. Questo aspetto disciplinato della mente è incapace di ascoltare qualsiasi altra cosa che non sia una buona notizia ed è così qualificato per predicare il Vangelo o la buona novella. La dodicesima e l'ultima delle qualità disciplinate della mente è chiamata Giuda. Quando questa qualità è risvegliata, l'uomo sa che deve morire per ciò che egli è, prima di poter diventare ciò che desidera essere. Perciò è detto che questo discepolo si è suicidato, che è il modo del mistico di raccontare agli iniziati che Giuda è l'aspetto disciplinato del distacco. Egli sa che il suo io sono o coscienza è il suo salvatore, così lascia andare tutti gli altri salvatori. Questa qualità, quando disciplinata, dà la forza di lasciare andare. L'uomo che ha chiamato in essere Giuda ha imparato a distogliere la sua attenzione dai problemi o limitazioni e a porla su ciò che è la soluzione o salvatore. Se non nasce di nuovo, non puoi in nessun modo entrare nel regno dei cieli. Nessun amore più grande di questo all'uomo che dare la vita per un amico. Quando l'uomo si rende conto che la qualità desiderata, se realizzata, lo salverebbe e gli sarebbe d'aiuto, egli volentieri dà la sua vita, cioè l'attuale concezione di se stesso, per il suo amico. Distaccato dalla sua coscienza, da ciò che egli è consapevole di essere e assumendo la coscienza di ciò che desidera essere. Avete ascoltato questo passaggio? Quanto è bello questo passaggio, quando dice che devi morire per un amico, non sta dicendo che deve dare la sua vita davvero, cioè morire nel senso letterale della parola, ma morire allo stato di coscienza che ha in quel momento di se stesso e cambiare lo stato di coscienza, sentire, ok, che tutto è come dovrebbe essere. Questo vuol dire lasciare andare, lasciare. Quindi quando l'uomo si rende conto che la qualità desiderata, se realizzata, lo salverebbe e gli sarebbe d'aiuto, volentieri dalla sua vita, cioè la sua attuale concezione di se stesso, per il suo amico, distaccando la sua coscienza da ciò che egli è consapevole di essere e assumendo la coscienza di ciò che desidera essere. Avete capito? Queste 12 qualità, se incarnate, voi sarete meravigliosi creatori, senza nessuna ansia, senza nessuna paura, con la consapevolezza che avete di voi stessi, di ciò che siete e ciò che potete fare. Quindi ci sta dicendo qui Neville che è Giuda, colui che il mondo nella sua ignoranza ha oscurato, quando l'uomo si risveglia dal suo stato indisciplinato, sarà collocato in alto perché Dio è amore. E un uomo non ha amore più grande di questo. Dare la vita per un amico, fino a che l'uomo non lascia andare ciò che egli è ora consapevole di essere, egli non diventerà ciò che desidera essere. E Giuda
è colui che realizza questo con il suicidio o distacco. Queste sono le 12 qualità che sono state date all'uomo alla creazione del mondo. Il dovere dell'uomo è quello di elevarle a un livello che è quello di cui abbiamo parlato, del discepolato. Quando ciò è compiuto, l'uomo dirà: ho finito il lavoro che mi hai dato da fare, ti ho glorificato sulla terra e ora, oh Padre, glorificami tu con il tuo sé, con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Allora io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Ciao a tutti, a domani. Grazie, ciao.